Bella a tutti, raga. Nell'ultimo video abbiamo parlato di come stanno andando i materiali vari delle trade skill, o meglio delle life skill, chiamiamole così, nel mercato. E abbiamo visto come sta salendo un po' tutto di prezzo, soprattutto per quanto riguarda appunto foraging, hunting e excavating e logging. Quindi in realtà sta salendo un po' tutto, tranne quello che si aspettava un sacco di gente tempo fa, ovvero il phishing. E vabbè, non stiamo su questo argomento. Invece oggi vorrei vedere l'altra parte del mercato, quella che riguarda gli awning, gli engravings, eccetera. Vorrei fare un po' di chiacchiere perché sta succedendo tanto anche lì. E piccola premessa è che, come avete visto, sono saliti un po' i prezzi di tutto. Quindi sono saliti i prezzi delle Guardian, i prezzi dell'Extraction, mentre le Lipstone stanno sempre lì, insomma, no? Quindi più o meno le Great Honor, almeno su un'area, almeno da quello che vedo qua, stanno sempre sui 74, 75, 76 massimo, 80 gold, mentre l'Honor Lipstone stanno sempre intorno dai 22, 26 gold, stanno più o meno lì fisse. Ma per quanto riguarda le Destruction e le Guardian Stone, è successa una cosa parecchio importante in realtà. E nell'ultima patch che abbiamo ricevuto giovedì, dove facevano i vari fix, eccetera, adesso vi faccio vedere. Come vedete, nella seconda linea ci dice che tutti i materiali che si farmavano facendo Infinite Chaos Dungeon adesso sono bound e non sono più tradabili. E per materiali che si farmavano con Infinite Chaos Dungeon si intende tutto quello che voi scambiavate dal mercante. E vediamo se le trovo qui, utilizzando appunto le Shard of Purification. Tutto quello era tradabile, quindi molte persone farmavano per ore e vendevano i materiali, o molti bot farmavano all'infinito e vendevano materiali. Adesso che sono bound e non sono più vendibili, ovviamente abbiamo visto, soprattutto nei primi giorni, un incremento incredibile dei prezzi. E mi aspetto che resteranno così o saliranno ancora. E soprattutto perché non abbiamo finito di uppare, no? E molte persone stanno ancora uppando per raggiungere magari 1460, o chi per andare più in alto, o chi sta uppando gli alt, eccetera, eccetera. Quindi mi aspetto sarà un trend tendente alla crescita ancora. E è un lato negativo per noi? Nì, nel senso che se abbiamo bisogno di gold adesso vendere i materiali è una buona opzione. Ovviamente ci sarà un momento in cui cadranno i prezzi di questi materiali e sarà il momento in cui non annunceranno nessun content per almeno un paio di mesi relativo a qualcosa di item level più alto alla media. Faccio un esempio. Mi aspetto che dall'uscita di Vycas, quindi 1460, a quello che sarà il prossimo Guardian più alto o al prossimo Legion più alto, attenderemo almeno 2 mesi, ok? In 2 mesi, come sapete, il mercato può cambiare tantissimo e mi aspetto che ci sarà un collasso dei prezzi dei materiali dopo l'uscita di Vycas, anche perché con l'uscita di Vycas i gold saranno molti di più in circolazione, perché comunque c'è un Legion extra, quindi c'è anche quello. La stessa cosa vale per gli engravings invece. E come avete visto, da quando è uscito Valtan, il prezzo degli engravings è salito alle stelle. Ovviamente parlo degli engraving leggendari. Ora, vedo molte persone in dubbio se iniziare a comprarli o non iniziare a comprarli. Io personalmente vi sconsiglio di comprare questi engraving a questi prezzi. Sono veramente troppo alti e non ha assolutamente senso. E questo perché quello che è successo è che con l'uscita di Valtan e gli accessori Relic tendenzialmente volevano tutti portarsi gli engraving a 5, fare il 5x3 o il 5x3 più 1 all'1. E quindi dovete considerare che questi libri vengono comprati 20 alla volta. Quindi, ad esempio, se io qua vedo, che ne so, la Blessed Aura del Paladin a 5325, in realtà io so che di questi ne devono comprare 20 e mi aspetto che il prezzo, se un paladin ne compra 20 di questi, salga almeno 7.000, d'accordo? Quindi questi sono prezzi che variano così tanto in ogni singolo giorno che non ha senso, non ha molto senso. Io personalmente non vi consiglio di comprare questi engraving, siamo ancora nel momento in cui le persone se li stanno comprando. Il momento migliore è quando uscirà Vycas.
ci sarà l'introduzione o comunque l'arrivo nel mercato di altri engraving, ok? E prima o poi, per prima o poi intendo secondo me nel giro di un mesetto o forse un mesetto e mezzo massimo, tutti questi prezzi scenderanno. Quindi voi non avete alcuna fretta di fare i vostri Libra 12, ok? E lo dico per tutte le classi, per qualsiasi cosa, non c'è fretta, piuttosto fatevi gli accessori, nel senso che con il costo di due di questi libri probabilmente avete fatto tre accessori della vostra build, qualcosa del genere, non ha molto senso fare una spesa del genere. È vero che è permanente, ma uno, magari quei libri a 12 li cambierete in base agli accessori, e due, i prezzi sono troppo alti, tre, 100% scenderanno, quindi non affrettatevi su questa sull'acquisto dei libri, insomma, no? Ad esempio, Raid Captain solo oggi l'ho visto arrivare da 2500 a 6000 gold nel giro, penso, di 10 minuti, quindi abbiate pazienza, tenete solamente un po' d'occhio cosa sta succedendo con i prezzi dei libri e vi consiglio di mettere i libri che vi interessano nella interest list, ok? Quindi li spuntate qua così che li avete sempre qua. E vedete cosa succede, così magari riuscite anche a fare qualche sniperata, come si dice, che qualcuno lo metta a un prezzo sbagliato, comunque lo cala veramente di tanto, allora ve lo potete comprare, ma per il resto non vi consiglio di comprarle ora. Adesso, per quanto riguarda invece le shard, questo è un altro argomento molto molto importante. Questa è la mia previsione di quello che succede con le shard. Allora, a luglio uscirà un nuovo Express Event e poi penso si resetterà anche l'Arc Pass, se non sbaglio. Non mi ricordo la durata dell'Arc Pass. Non credo che me la dicano, infatti non mi ricordo quando scadrà o quando si rinnoverà l'Arc Pass. In ogni caso a luglio con l'uscita dell'Express tutti i prezzi delle Shard Tier 1 e Tier 2 io credo proprio che scenderanno e tanto anche. Di conseguenza, se volete farvi le mappe, questo è un ottimo momento perché hanno degli ottimi prezzi. Quindi io vi consiglio di farvi le classiche rotation di mappe tier 1, tier 2, sono veramente ottime, guadagnate veramente un sacco. Per quanto riguarda le shard tier 3, mi aspetto che con l'uscita di Vicas e con l'aumentare dell'item level medio delle persone salgano tutte di prezzo. Quindi vedete un po' voi cosa fare, d'accordo? Comunque nulla, volevo solamente parlare del perché stanno succedendo questi cambi di prezzi e di come prevedo che andrà. Per il resto, mi raccomando, continuate a fare i Platinum Field perché, onestamente, fare questi Platinum Field o comunque fare life skill in generale sta portando un sacco di soldi ultimamente ed è meglio che sia così. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti per le iscrizioni, per i commenti. Mi vedrete fare video più spesso ultimamente, quindi ci vediamo alla prossima. Fatemi bene, ciao ragazzi.